Buona Befana, fratelli nerazzurri e non, buonasera e buona Befana a tutti. Iniziamo l'anno con un video polemico, ma è chiaramente. Perché? Perché hanno sospeso quattro partite fino adesso, fino adesso, perché poi non si sa se questa sera si disputerà il match di Torino tra le strisce pedonali e Napoli. Non si sa ancora perché in Italia, ragazzi, è così. In Italia è così. È assurdo che nel 2022 ancora non si riesca a migliorare, no, dagli errori fatti. Non si riesca in situazioni prevedibili come questa, perché questa comunque emergenza era prevista e si poteva tranquillamente magari. Prima che succedesse il problema, come oggi, per esempio, andare a vedere questo cavolo di protocollo, andare a mettersi d'accordo, perché in Italia non ci si riesce a mettere d'accordo per nulla, e è questa la cosa che mi fa incazzare, la cosa grave, che è assurdo che ancora nel 2022, buon anno a tutti, ragazzi, ci sia ancora da parlare. Di queste cose, perché è assurdo. È da 2 anni che c'è questo cigno nero. È possibile che in 2 anni non si è fatto nulla per andare poi a tirare una linea con quello che è stato sbagliato l'anno scorso e gli anni precedenti e trarne profitto per migliorare la situazione? Perché dico questo? Perché c'è un precedente, il precedente dell'anno scorso, sempre della partita Juve-Napoli. Ok, adesso non mi ricordo se la Juve era in casa o meno, ma poco importa. Però, insomma, quell'episodio ha creato un precedente. precedente che si è riproposto proprio con noi. Perché? Perché noi andiamo al Dall'Ara, scendiamo in campo perché a mezzogiorno e mezzo, ragazzi, hanno fatto un allenamento di 40 minuti. Quasi sicuramente ci assegneranno lo 0-3 a tavolino, che però verrà tolto perché la partita verrà recuperata a fine febbraio. Ditemi voi che senso ha tutta questa tarantella, io non lo riesco a capire. Ditemi voi come cavolo si è fatto a non cambiare il protocollo. C'era il precedente dell'anno scorso. Benissimo, cambiamo il protocollo. Cambiamo il protocollo. Mettiamoci d'accordo. Possibile che la Lega stabilisce una cosa e l'ASL la stravolge? E come mai l'ASL di un paese si comporta in maniera diversa rispetto a un'ASL di un altro paese? Cioè, è assurdo, ho usato paese, potevo usare regione, che era magari più appropriato, ok? È assurda tutta questa discrepanza di valutazioni. Cioè, ci sono dei protocolli, sono da migliorare, miglioratели, ma miglioratели prima che si presenti questa situazione, non dopo. E questo è quello che mi fa incazzare. Ma è possibile che non riusciamo a metterci d'accordo su nulla. Adesso il campionato è un campionato che è un attimino falsato, per il semplice fatto che non è giusto, per esempio, anche Marotta lo ricorda, poi ci arriviamo. Non è giusto che il Verona debba andare alla Spezia con tantissimi giocatori indisponibili per questo cigno nero, però gli altri con meno giocatori hanno la partita rinviata. Spiegatemi voi che differenza c'è tra l'ASL della Liguria piuttosto che o di La Spezia. Adesso non so bene come funzioni, se sia regionale o provinciale, non mi interessa. Io parlo di calcio, parlo di Inter. Però spiegatemi la differenza e spiegatemi perché il Verona della situazione debba disputare un match con così tanti indisponibili a causa del cigno nero e degli altri no. Capite che c'è tanto che non va, e la cosa che mi fa incazzare è proprio quella che il tempo passa, è da 2 anni che c'è questo problema, e al posto di andare avanti noi torniamo indietro. Noi torniamo indietro perché siamo fermi al palo, quindi siamo tornati indietro. Ditemi voi. Poi parlano tanto del calcio dei tifosi. Questo è il calcio dei tifosi.
ma un minimo anche di rispetto per chi fa i sacrifici per seguire la propria squadra, per chi programma le trasferte, per chi va poi a prenotare treni, furgoni, alberghi e quant'altro. Proprio no, arriva l'ASL, tac, come d'incanto, mette in un bel secchio e tira l'acqua al protocollo della Lega. Io trovo assurdo tutto questo perché mi sembra la logica che quando si fanno i protocolli si debbano poi concordare con l'ASL e l'ASL deve comunque tirare una linea, no? Deve uniformare le valutazioni tra una provincia e una regione. Adesso spiegatemi voi come vengono regolate queste situazioni, se a livello provinciale o regionale, ma non trovo tanta differenza tra una zona e l'altra. Quindi trovo assurdo tutto questo. Veniamo a Marotta, ha parlato Marotta, ha parlato, io l'ho visto su DAZN prima, e Marotta chiaramente dice che proprio stamattina c'è stato questo consiglio di Lega, online chiaramente, dove è nato un nuovo protocollo, però che è stato redatto ma non è ancora stato divulgato. E dice che la situazione è confusa e dove le ASL decidono in autonomia. Questo assolutamente non va bene, chiaramente. E ci sono squadre, ricorda come il Verona e la Spezia, l'ho già menzionato io, però è un po' un attimino il discorso che ho fatto. Dice sempre Marotta che bisogna quindi aprire un tavolo di trattativa tra sport e governo per arrivare a un protocollo. Diverso, un protocollo autonomo e soprattutto che venga rispettato dalle ASL locali. Ecco perché il problema sono proprio le ASL locali. Io sono amareggiato perché comunque, soprattutto per me egoisticamente, in questo periodo, sapete, anch'io ho contratto il cigno nero, sono alla fine perché ho fatto un test molecolare l'altro giorno, però anche qua è da 2 giorni che ho fatto il test e chissà quando arriveranno i responsi. Mi rifaccio al video di Diego Ligorio, andatelo a vedere, faccio i complimenti al mio amico Diego perché il suo sfogo mi trova completamente d'accordo con lui. Per il semplice fatto che l'ASLA è veloce e celere solo quando gli fa comodo, perché insomma ha fatto vedere anche lui, no? Nella situazione attuale ha fatto dei video dove c'è gente che fa ore e ore di coda, dove c'è gente che come me, come è stato anche per lui le settimane scorse, si trova costretto a stare a casa 10-15 giorni in più perché per comunque queste negligenze da parte comunque dei vari enti sanitari locali, dove chiaramente, data la situazione, sono intasati e quindi per avere un responso devi aspettare 3-4 giorni, per fare un tampone devi fare delle code chilometriche al freddo, chiaramente, e però insomma per sovvertire dei protocolli è un attimo. Insomma, io mi sono un po' rotto le scatole anche perché. Per me egoisticamente sarebbe stato anche un diversivo, non ce la faccio più a stare a casa, non so più cosa inventarmi, che lavoro fare. Quindi adesso torneranno anche i video, io speravo di usare questo periodo per farvi più video, ma anche se non sono stato malissimo, vi dico la verità, però avevo molte difficoltà a parlare, quindi cioè riuscivo a parlare ma continuavo a tossire, quindi era improponibile da parte mia farvi un video strazio al giorno. Quindi adesso aspettiamo le partite di questa sera, anche qua se si giocheranno, perché ormai non si capisce più niente, è caos totale e per l'ennesima volta il nostro bel paese ci fa l'ennesima figura dell'Ella, che poi anche altri paesi facciano le stesse figure, a me non interessa. Nel 2022 m'aspetto comunque una serietà diversa, tiro in ballo la serietà perché non è possibile che non ci possa essere un accordo tra, in questo caso, Lega Calcio e ASL locali. È veramente assurdo. Poi, per quanto riguarda Calhanoglu, e poi chiudiamo il video, giustamente, tanti di voi mi hanno scritto in privato oggi, mi hanno chiesto il Calhanoglu, io ho sentito parlare un arbitro e do ragione, sicuramente si farà così.
Çalhanoğlu, ricordiamo, era squalificato per la partita di oggi, però dal momento che sembra probabilissimo che diano il 3-0, lui contro la Lazio può giocare. Poi quando riprenderanno la partita e toglieranno questo 3-0, cosa che è assurda, cioè mi dai 3 punti, poi me li togli, una roba che non sta né in cielo né in terra, però comunque dovessero rigiocare Bologna-Inter, lui sarebbe squalificato per quella partita. Ragazzi, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione. Auguri ancora di buon anno a tutti. Di Milano è simbolo regale, il biscione dell'Internazionale. Dovesse disputarsi la partita dei cacciaviti contro la Roma, speriamo in un bel regalino del nostro amico Mourinho. Un bacio grosso a tutti, forza Inter, ale ale ale.